Buonasera, dottor Giorgi. Iniziamo questa breve intervista in merito alla nuova attività che hai intrapreso da poco tempo. Dopo circa 30 anni di vita professionale, adesso hai sentito l'esigenza di scrivere un libro dal titolo Una vita che non ti aspetti. Come è uscita, come hai sentito questa esigenza? Buonasera. Ringrazio Fabio per questa opportunità che mi dai di esprimere quello che sento. Ebbene, risponderò alla tua domanda. Io sì, ho esercitato nel mio paese per più di 30 anni la professione di medico di medicina di base, come medico di famiglia e anche come odontologo per più di 20 anni. E poi per motivi di salute io sono andato in pensione anticipata e a un certo punto mi è nato questo desiderio di scrivere, cosa che io non avevo mai pensato prima nella mia vita. Ma poi sa, con l'età succede anche le cose più strane possono succedere, possono accadere. E io ho sentito questo desiderio di condividere questa mia esperienza spirituale che io sto vivendo, perché io è più di 28 anni che vivo insieme con altre persone in una piccola comunità cristiana e quindi diciamo questo mio percorso ho voluto metterlo nero su bianco cercando di spiegare le motivazioni perché io ho fatto questa scelta e camminando dove io oggi come oggi sono arrivato, insomma, a questa mia evoluzione, senza voler insegnare niente a nessuno, ma col desiderio di condividere questa mia esperienza con persone che magari possono trovare interessante e utile ascoltare quello che è successo a me. E quindi possiamo dire che questo cammino spirituale ha avuto un'influenza anche nell'intraprendere la carriera di scrittore? Sì, certamente sì, nasce proprio da questo desiderio di condividere questa mia esperienza un po' particolare, forse un po' fuori dai tempi, sembra quasi una cosa un po' strana che una persona si avvicina in un cammino spirituale. Cosa che a me non ha mai condizionato la mia attività professionale, perché io ho svolto sempre la mia professione di medico indipendentemente da questo cammino, da questa esperienza che ho portato avanti per così tanti anni. Questo è principalmente la cosa che mi ha spinto a scrivere, certo, questa esperienza. Intanto diciamo il titolo del libro, che non l'abbiamo ancora detto, è Una vita che non ti aspetti, che è molto autobiografico. Sì, è proprio un'autobiografia, perché io racconto un po' il prima e il dopo di questo mio incontro e di questo mio cambio con la fede, col messaggio cristiano, diciamo così, perché diciamo prima nella mia vita ero così, una persona come tante persone che dicono di credere, però è una fede un po' così all'acqua di rose, uno lo dice per abitudine, per costume, per famiglia, per tradizione, ecco, però in effetti poi dopo è una cosa molto superficiale che noi lo diciamo così, ecco, fa parte della nostra carta d'identità, è come uno dice segni particolari, occhi marroni, religione cristiana, ecco, ma così la carta d'identità era la mia fede. Ecco. Senti, qual è il pubblico che pensi sia più interessato? È un argomento sicuramente personale la fede, però hai un target, hai un obiettivo o è rivolto a tutti? No, secondo me invece è rivolto a tutti, perché come intendo io la mia esperienza mi dice che il cammino spirituale è un cammino sotto moltissimi aspetti laico, non è inquadrabile in un cammino religioso,
Io nella mia evoluzione ho sentito questo qui, questo passaggio proprio da un concetto religioso della credenza in qualche cosa di soprannaturale a un concetto di fede. E io spiego proprio questo passaggio che ho vissuto non da un giorno all'altro, ma attraverso anni, attraverso difficoltà, dubbi, incertezze, confrontandomi con i miei pregiudizi, con tutte le mie incapacità, e io cerco di spiegare su questo libro proprio come sono passato da questo, da essere una persona non più religiosa ma una persona di fede. Questo è spiego. E credo che questo qua possa essere un approccio interessante per chi cerca e per chi all'interno delle strutture ecclesiastiche non riesce a trovare un filologico che lo avvicina al divino, diciamo così. E invece proprio è un percorso che attraverso noi stessi, no? Attraverso qualcosa che possiamo demandare ad altri, possiamo trovare o ritrovare interesse in un mondo spirituale che molte volte le istituzioni ci allontanano proprio, invece di avvicinarci ci allontanano da questo mondo. Infatti una delle cose che ho notato leggendo il libro è questa presa di distanza dalle istituzioni cattoliche, da quello che è il magistero, o sbaglio? Sì, 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 è proprio così, senza averci niente contro la Santa Romana Chiesa Cattolica Apostolica, ecco. Però io credo che questo è un tempo in cui bisogna un po' rivedere certi concetti, soprattutto in relazione alle istituzioni religiose. Per noi è quella cattolica, ma per altri popoli e altre nazioni possono essere altre fedi, altre fedi, ma vediamo come veramente attraverso le religioni, se queste vengono strumentalizzate da poteri economici, possono causare dei disastri. Quello che per esempio oggi vediamo nel Medio Oriente, per esempio, sono cose che già mille anni fa si sono manifestate, per esempio attraverso la Chiesa Cattolica. Nelle crociate i crociati si comportavano esattamente come gli ISIS e oggi. Cioè. E quindi questo per dire che bisogna stare molto attenti, perché delle volte le religioni al servizio dei potentati economici, sfruttando anche la buona fede delle persone, creano dei grossi problemi sociali, politici, e adesso con l'avvento della globalizzazione tutto è amplificato, tutto è immediato, è immediato e tutto è collegato, per cui diciamo certi problemi o certi limiti di queste religioni vengono a galla e condizionano anche altri popoli e nazioni lontano dai focolai, diciamo, certo. Stessi. Io non so se è il caso, se riesci ad avere una sintesi un po' di quello che tu hai scritto ad uso e consumo di coloro che ci guardano. Io quello che voglio dire è che io, quando ho iniziato questa mia esperienza spirituale, così, abbastanza casualmente, ero una persona che adesso mi riconosco, ero molto fanatico, ero molto
fondamentalista, diciamo che in buona fede, ma è un po' come un talebano, per dirla con le parole di adesso, così. Ero molto chiuso, ero molto rigido nella mia interpretazione, che esisteva solo la mia, che c'avevo ragione solo io, che quello che facevano gli altri era tutto sbagliato. Ero un settario vero e proprio, insomma, io mi riconosco di questo qua. Però col tempo, piano piano, ho capito l'importanza dei valori del rispetto, della tolleranza e soprattutto della condivisione del servizio, perché se manca poi l'azione, la teoria non conta niente, non serve a niente, soprattutto nella fede. Non c'ha valore, ecco, capito? Quindi, per cui l'uomo cristiano si vede da quello che fa, dalle opere, ecco, non da quello che dice. Sì, io notavo che comunque tu in questa biografia ci hai tenuto anche a raccontare la tua prima infanzia, la tua vita. Sì. Che cosa poi in effetti ti ha portato anche a questa conversione? Sì, era, diciamo che la mia vita all'inizio era quella di un comune piccolo borghese che benestante, che viene da una famiglia abbastanza agiata, che già c'ha un percorso programmato, un percorso che prevede la laurea, il lavoro come quello del padre, perché anche mio padre era medico, che poi ci avrà dei figli, che poi ci avrà dei nipotini, che poi andrà in pensione, si goderà la pensione. Era tutto un po' scontato, no? Perché è l'ambiente di un paese o comunque di una mentalità che ti fa sentire che i tuoi passi già sono programmati, capito? Ecco, perché c'è un'aspettativa da te che è quella dei genitori, quella dei nonni, quella dei zii, quella dei familiari, che la tua vita seguirà certi schemi. Invece, come dice il titolo del libro, avevo fatto i conti senza l'oste. Questo è il sottotitolo, non l'abbiamo detto. Il sottotitolo è i conti senza l'oste, è vero. I conti senza l'oste, perché a un certo punto è venuto Dio nella mia vita e allora le cose hanno preso un'altra direzione, un altro orientamento che mi ha portato un po' a avere molti problemi con mio padre e mia madre, così, ecco. Nella mia famiglia, nella mia generazione, ero visto un po' come un tipo strano, perché diciamo che nella società attuale, se una persona ha dei problemi di droga, oppure è separato, oppure è un po' scavezzacollo, un playboy, diciamo si giustifica, è normale, si tollera, però avere un figlio che al di fuori delle istituzioni, perché neanche che si è fatto prete, ma prega perché sente il desiderio di pregare, è una cosa strana che i miei genitori, come poi ho scritto anche sul libro, non è che hanno accettato così facilmente di buon occhio, insomma, ecco. Non facevo male a una mosca, era solamente il mio desiderio di interessarmi delle cose spirituali, però questo non rientrava in quegli schemi programmati di una società che ti programma. Ecco, questo qua. Quindi noi allora invitiamo a leggere Una vita che non ti aspetti. Sì, può essere uno spunto interessante di dire ci dobbiamo mettere in discussione. Perché nella vita possiamo incontrare delle situazioni che ci fanno riflettere e dobbiamo avere coraggio di dire sì, se questa è una via più giusta, devo avere il coraggio di lasciare quella vecchia e prendere quella nuova, o comunque provare, vedere, non essere chiusi alle possibilità che la vita ci può riservare, ecco, questo. Alle novità anche, soprattutto. Alle novità, perché tutto può succedere, ecco, allora il messaggio, io non voglio insegnare niente a nessuno, ecco, in questo, come dice il mio maestro, l'unico maestro che ho, che è Gesù, nessuno si chiami maestro e nessuno si chiami padre, io non voglio essere maestro e padre di nessuno, ma solamente una persona
a cui piace condividere la propria esperienza e dire se è buona anche per voi un pezzettino di questa mia esperienza, sono contento e poi seguite la vostra strada, ecco, non è che dovete seguire la mia. Allora, ecco, con questo noi ci congediamo, salutiamo, buona lettura. Ringrazio Fabio e ringrazio voi che ci avete ascoltato. Arrivederci.